bentornato nel mio canale YouTube. Buona giornata con fortuna, divertimento e felicità con i tuoi cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 febbraio 2021. Oroscopo Vergine di oggi. Presentazione della nuova fiamma subito bocciata. Se avete scelto questa serata per presentare la vostra nuova fiamma mammina e rendere edotti i vostri ragazzi che dopo la separazione avete iniziato ad uscire con qualcuno. Se fate in tempo accampate una scusa e cambiate programma, la prossima potrete contare su stelle più propizie. Deludente anche il giudizio degli amici, anche se la conoscono solo su social qualcuno la trova noiosa, qualcun altro spocchiosa, battutine caustiche e occhiate eloquenti non ne faranno mistero, ma perché lasciarsi contagiare dalle opinioni altrui? Punto. Se ci credete davvero e la persona in questione vi piace parecchio portate avanti la relazione, questo è il suggerimento della luna amichevole dei trigoni confortanti di Urano e Plutone, tenendo conto delle critiche senza per questo sposarle. Saggio comunque pensarci su, chi vi conosce bene magari da anni non parla a vanvera. Astro tarocco del giorno per Vergine. Tre coppie rovesciato. La coppia che sta vivendo un momento spiacevole e di preoccupazione, sarà sollevata da queste e riceverà una notizia rassicurante che produrrà serenità e pace. Tuttavia saranno possibili anche incontri e appuntamenti rinviati o diversificati. I single vanno incontro a un periodo di confortante serenità. Non ci saranno grandi novità, ma sicuramente più serenità e più sollievo in qualche problema risolto. Non intestarditevi su cose che poi lasciano il tempo che trovano. Moderate la vostra gelosia e cercate piuttosto di mettere al primo posto il vostro partner. La diplomazia non è il vostro forte, eppure la vita vi ha insegnato che le proprie idee si affermano inducendo gli altri a ragionare piuttosto che a litigare. Aspettate tempi migliori prima di ritornare alla carica con un amore mai dimenticato. Non è questo il momento propizio, punto. Le cose vanno per il verso giusto, almeno la maggior parte. Solo in amore siete in una fase di transizione che vi porta un tantino di noia e un umore non certo dei migliori. Riceverete una telefonata importante sia per voi che per chi vi sta particolarmente vicino. L'amore è grigio in questo giorno, monotonia e malinconia lo distingueranno. Entrate e uscite di denaro. Serata simpatica in compagnia di amici, preferisci la compagnia di quelli che sai sinceri, punto. Shopping o non shopping, questo è il problema, sicuramente sarà bene andare per negozi e fare qualche acquisto, anche importante, un occhio al borsellino e un altro alle vetrine, oggi ve lo meritate, forte emotività, nervosismo diffuso, sarà facile farti perdere la pazienza oggi, non potete stare con due piedi nella stessa scarpa in amore, decidetevi e scegliete per il meglio. Ma decidete, potreste avere burrasca. Quando riflettete su come sta andando la vostra relazione con qualcuno, fate a meno della logica e ascoltate maggiormente i vostri sentimenti più profondi. Chiedetevi se il vostro partner mette in evidenza la vostra parte migliore oppure è solo una compagnia piacevole. In amore cercate di essere più comprensive. Oggi dovrete lavorare duro per mettere alcune pezze a ciò che avete tralasciato. Anche se le cose non sembreranno andare per il verso giusto in questa giornata, cercate di non dimenticare mai di sorridere. I numi celesti vi guardano sorridenti in questa giornata di fine inverno. In particolare la luna dal segno amico del cancro, specie se siete nati nella prima decade. La dimensione familiare, quella che raccoglie amorevolmente nel clan tutte le variegate componenti del vostro parentado, è particolarmente centrale oggi. Riuscite ad essere punto di riferimento per diversi componenti del vostro ambiente, tenendo in mano il timone della concordia. In questo periodo qualche contrasto è d'obbligo, tranquilli, riuscirete a tenere tutto sotto controllo. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di concretizzarne lo sviluppo di un progetto importante. Questo martedì darà il via a una settimana abbastanza pesante per i nati sotto il segno della Vergine. Nelle prossime giornate bisognerà avere una certa cautela per evitare di esporsi troppo. Soprattutto se si sta aspettando una conferma su un nuovo progetto. Meglio evitare discussioni o eccessi, ora la cosa più importante è il riposo.
Oggi inizierà una settimana molto faticosa. Dovrai cercare di mantenere un profilo basso e non esporti troppo. Questo suggerimento varrà a doppio se sei in attesa di una risposta o di conferma importante sul lavoro. Sii prudente anche con la tua forma fisica ed evita gli strapazzi. Hai bisogno di più relax. Punto. Avete temuto di non essere all'altezza della situazione in questo periodo, specialmente quando vi hanno accusato di qualcosa. Non siate ancora così duri con voi stessi perché non lo meritate. Punto. Nessuno è mai all'altezza di niente, come tutti lo sono. È soltanto una questione di prospettiva che sicuramente potrà ripercuotersi positivamente o negativamente su un evento che vi riguarda. Punto. Bella la luna in sestile al vostro segno. Dolce come voi a volte non siete, soprattutto ora che i trigoni di Plutone e Urano vi rendono ancora più razionali e determinati. La dolcezza comunque in famiglia non vi manca, prerogativa del partner che ve le abbuona tutte. Persuaso dal duo Sole Nettuno a perorare in prima linea la causa della pace. Punto. Amore ed Eros, la serenità in famiglia non dipende esclusivamente da voi, piuttosto dal partner che oggi ci mette una pezza aiutandovi a smussare i vostri spigoli e camomillando anche certe prese di posizione insolite per il vostro carattere tranquillo. Ma quando vi si tocca sul lavoro, la politica o l'ecologia, da vergini vi trasformate in amazzoni o valchirie con tanto di armatura. Punto. Non ti sentirai particolarmente disponibile alle offerte amorose soprattutto nelle prime ore della giornata, quando ti sentirai in preda all'inquietudine. E se nel corso della serata nascerà qualche piccola incomprensione con la persona amata, ebbene scoprirete che è molto facile ritrovare accordo e intesa nella calda complicità dell'amplesso. Punto. L'unione con il vostro partner va ora a gonfie vele, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Un luminoso Plutone è il paladino di una forza comunicativa, di una capacità di sapere esprimere i sentimenti che vi aprono a una vita di coppia particolarmente radiosa e intensa. Punto punto punto. Anche Marte in Toro ci mette del suo in questa fase così fortunata per voi, consentendovi di aggiungere un Eros decisamente vincente al vostro menage. La buona sorte tocca anche chi un fidanzato, moglie o un marito non ce l'ha e si vede piovere occasioni di corteggiamento a destra e a manca anche se l'età magari non è più così giovane. Punto. Lavoro e denaro, se avete un esame da preparare o un lavoro urgente da consegnare, per voi oggi non c'è relax, sgobbate da quando al mattino aprite gli occhi fino a quando la sera li chiudete. Brillanti le trattative, ma non quando si tratta di negoziare prezzi. Ricordate che qui non siete al suc, perciò non vi faranno sconti. Punto. Oggi la situazione astrale si presenta piuttosto negativa. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore professionale. Sul fronte economico, i nati della terza decade dovranno stare attenti ad organizzarsi con diligenza per scansare ogni pericolo di furti e smarrimenti. Punto. La vostra efficienza e il vostro impegno costruttivo risultano sempre vincenti in campo professionale. Non vi tradiscono chiaramente neppure oggi di fronte a una piccola sfida tra colleghi in ufficio. Benessere, l'energia è buona e la vitalità possente, sobillati da parenti e amici oggi mangiate più del necessario e attenti come siete alla dieta ne avvertite subito il disagio. Parte del dopocena la perdete in abbiocco o a grattarvi per l'effetto pruriginoso di qualche alimento allergenico. Raffreddori e asma per gli ipersensibili all'inquinamento, che nonostante il vento non accenna a diminuire. Troppo traffico, e ora che i mezzi pubblici si prendono malvolentieri l'aria diventa irrespirabile. Punto. Usate una certa cautela nell'affrontare viaggi e sport, curate la vostra salute con attenzione e alimentatevi in modo quanto più sano possibile. Probabili disturbi della settimana, emicrania, influenza o raffreddore. Rigeneratevi con un più assiduo contatto con la natura e ascoltando la magica musica di Bach. Punto. Per lei, deluse dal vostro lui, ripiegate sulla consolazione più a portata di mano, il frigo, ma se volete fare di più ordinatevi un asporto gourme, crepi l'avarizia e anche la bilancia. Punto. Per lui, ai vostri ragazzi volete un bene dell'anima ma ciò non vi impedisce di essere rigorosi, i vostri principi sono intoccabili e come hanno cresciuto bene voi educheranno a meraviglia anche loro. Attenti le regole restano ma i tempi cambiano. Punto. Colore delle emozioni, rosso mattone. Barometro dell'umore,
sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 9. Finanze. 7. Benessere. 8. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.